Norda, una lista di controllo per il lavoro con la carta. Se vuoi leggere una carta, è necessario conoscere i simboli utilizzati. Si possono indovinare molti di questi simboli se si conosce il significato dei diversi colori. Pertanto, i colori sono presentati qui brevemente. Tutti gli oggetti neri sulla carta sono realizzati dall'uomo o sono in pietra. Si tratta di edifici, oggetti speciali di ogni tipo, strade e sentierini contrassegnati in modo diverso secondo le dimensioni, così come grandi sassi e oggetti rocciosi. Le superfici gialle sono illuminate dal sole. Possono essere campi e prati o radure nei boschi. Il colore verde ha a che fare con la vegetazione, come cespugli e alberi isolati, radici o boschetti. Più il bosco è fitto, più verde scuro sono le aree sulla carta. D'altra parte, i boschi facilmente percorribili sono indicati in bianco. Il blu è tutto ciò che ha a che fare con l'acqua. Possono essere laghi, ruscelli o anche piccoli canaletti con acqua. Gli oggetti marroni hanno fondamentalmente a che fare con la forma del terreno. Ne sono un esempio le piccole colline, le depressioni e le buche. Le linee marroni sono curve di livello che descrivono la forma del terreno in tre dimensioni, ma di questo parleremo più tardi. Ecco come ti puoi ricordare i colori. Nero, costruito dall'uomo di pietra. Giallo, terreni aperti, prati. Bianco, boschi facilmente percorribili. Verde, vegetazione. Blu, acqua. Marrone, forme del terreno. Una carta ti aiuterà solo se la tieni in mano correttamente. Questo significa devi girare la carta in modo che corrisponda al terreno che ti circonda. Si dice anche bisogna orientare la carta verso nord. Per fare questo, cerchi sulla carta uno o più oggetti appariscenti nelle vicinanze. Poi giri la carta in modo che la carta e gli oggetti corrispondano. Se gli oggetti sul terreno di fronte a te e sulla carta sono nella stessa direzione, allora hai orientato correttamente la carta. Spesso non vedi oggetti visibili per orientare la carta. Allora puoi usare uno strumento, la bussola. La bussola è dotata di un ago magnetico. La parte rossa dell'ago indica sempre il nord. È importante mantenere la bussola il più piatto possibile. E così si orienta la carta usando la bussola. Posizionare la bussola in piano sulla carta. Girare la carta fino a quando la freccia del nord sulla carta e la freccia rossa della bussola puntano nella stessa direzione. Ora puoi tranquillamente capire perché, nella terminologia tecnica, l'orientamento della carta è noto come mettere a nord la carta. Puoi orientarti in due modi. Prima, l'orientamento prospettivo pianifica in anticipo il tuo percorso tra due punti. A questo scopo si divide la tratta di nuovo in sezioni. Per esempio, dal punto all'incrocio, oltrepassi la panchina e il bivio con l'albero al bordo del sentiero, fino al bivio di sentiero successivo e infine al punto. Utilizzando le informazioni sulla carta, sviluppi in anticipo un'immagine nella tua testa rispetto a come dovrebbe essere il terreno. Osserva i punti importanti sul tuo cammino.
e confrontali con l'immagine che hai in testa. Se il terreno e l'immagine che ti sei creato corrispondono, sei nel posto giusto. Alla prima deviazione vado a destra, passo sopra il ruscello e seguo il sentiero. Poi salgo sulla collina nel prato e riscendo dall'altra parte. Seguo il sentiero sulla sinistra fino alla riva del lago. Il mio punto è a un sasso sulla sponda del lago. L'orientamento funziona anche al contrario, cioè in modo retrospettivo. Non sai esattamente dove ti trovi e vuoi trovare la tua posizione basandoti sulla carta. Per fare questo, cerchi di trovare caratteristiche evidenti attorno a te. Poi, pensi a come potrebbe essere rappresentato su una carta. Ora, trova sulla carta la zona che meglio si adatta all'immagine che ti sei creato. Per aiutarti a orientarti, puoi farti in anticipo un'immagine del terreno guardando la carta. O viceversa, è possibile attribuire una zona della carta al terreno. Grazie alla N per il Nord, hai in mano la carta orientata correttamente. Grazie alla O per orientamento, conosci la tua posizione. Ora vuoi dedurre la tua direzione corretta guardando la carta. Per fare questo, è necessario seguire la seguente procedura. Per prima cosa, tieni la carta davanti a te come segue. Tieni la tua posizione sulla carta davanti all'ombelico. Il collegamento con il punto della carta dove si vuole andare indica direttamente la direzione. Va nella direzione indicata dalla punta del tuo naso. Ora orienta la carta a nord. Metti la bussola sulla carta. Gira con la carta davanti all'ombelico fino a quando il nord sulla carta e la parte rossa del lago della bussola puntano nella stessa direzione. Quando guarda davanti a te, guarda nella direzione in cui vuoi andare. R per rotta direzione è un modo molto semplice per farlo. Metti la carta davanti all'ombelico. Girati con la carta fino a quando il nord della carta e l'ago della bussola puntano nella stessa direzione e vai! Ogni carta ha una scala specifica. Questa scala ti mostrerà quante volte una distanza sulla carta è più piccola della realtà. Se si disegna una distanza in scala 1 a 1, l'immagine e la realtà sono le stesse. Se si seleziona la scala 1 a 4000, il percorso è visualizzato sulla carta 4000 volte più piccolo. Ciò significa un centimetro sulla carta equivale a 4000 centimetri. Un centimetro corrisponde quindi a 40 metri sul terreno. Ci sono diverse scale. Le carte da CO, ad esempio nei boschi o in montagna, sono disegnate in scala 1 a 10.000. Per un centimetro sulla carta, devi camminare 100 metri sul terreno. D come distanza. Dovresti essere in grado di stimare a quanto corrisponda sul terreno una tratta sulla carta. La tua carta è un pezzo di carta piatta, ma sul terreno spesso si sale o si scende. Le linee marroni, le curve di livello, ti dicono quale forma abbia il terreno da attraversare. Le curve di livello collegano tutti i punti alla stessa altezza. Purtroppo le curve di livello non si vedono sul terreno come qui nell'immagine.
Ricordati questo. Se le curve di livello sulla carta sono ravvicinate, il terreno è ripido. Se le curve sono distanti, significa terreno pianeggiante. Se la tua linea di corsa sulla carta segue le curve di livello, allora non devi salire o scendere di un metro. Se la linea di corsa sulla carta si interseca con le curve di livello, allora devi salire o scendere. Le curve di livello ti mostrano due cose. Primo, il terreno è pianeggiante o ripido. Secondo, sul tuo percorso devi salire, scendere o correre esattamente in piano. Grazie a Norda è possibile utilizzare una carta per spostarsi in modo sicuro dalla tua posizione verso la destinazione desiderata. Soprattutto le prime tre lettere, N, O e R, sono importanti. Tenere la carta orientata correttamente. Trovare la tua posizione in modo sicuro e con l'aiuto della carta determinare la direzione da prendere. Più CO si fanno, più si impara a includere le altre lettere.